Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Dopo 9 giornate d'aula, il Consiglio ha approvato la legge finanziaria regionale per il 2012 con 31 voti favorevoli e 17 contrari. Tra le novità, l'attuazione da parte della Regione dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali. Approvato anche l'emendamento per abrogare la legge sulla caccia che dovrebbe portare al superamento del referendum del 3 giugno. L'Assemblea prosegue ora il dibattito sui documenti finanziari con la discussione del bilancio. Il 9 maggio a Palazzo Lascaris sono stati premiati gli studenti e le scuole che hanno partecipato al concorso Un video per la Costituzione, promosso dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione e dall'Ufficio Scolastico regionale. All'iniziativa hanno partecipato 11 scuole medie inferiori con 17 video e 22 scuole medie superiori con 30 video. Giorgio Fossati, ex direttore della Film Commission. Abbiamo visto dei bei film, a volte realizzati tecnicamente non alla perfezione, ma con dei contenuti. Con un video di un minuto si dà la possibilità e si impone ai giovani di parlare sinteticamente di un argomento estremamente importante. Calendario ricco di iniziative per il Consiglio regionale al 25esimo Salone del Libro fino al 14 maggio al Lingotto di Torino. Lo stand congiunto di Consiglio e Giunta regionale, denominato Spazio Piemonte, si trova nel terzo padiglione. Numerosi gli incontri e le tavole rotonde, alcuni dei quali si potranno seguire anche in diretta video sul sito www.cr.piemonte.it. In programma eventi dedicati alle scuole, dibattiti organizzati da comitati e consulte consiliari e presentazioni di prestigiosi volumi. Dal 2 maggio al 1 giugno alla Biblioteca della Regione Piemonte la mostra Tra le pagine il segnalibro, dal nastrino di seta colorato al design. L'esposizione propone una selezione di circa 150 segnalibri provenienti dalla collezione di Daniela Bongiovanni, che conta oltre 1000 pezzi. Daniela Bongiovanni, collezionista. La collezione non è fatta solo di segnalibri moderni, quindi facili da reperire, ma raccoglie una serie di segnalibri che vanno dal 1800 al giorno d'oggi. Ci sono alcuni pezzi, direi, abbastanza preziosi, a parte quelli molto vecchi, fine 800, ce ne sono altri illustrati da illustratori famosi. Il Centro Gianni Oberto del Consiglio regionale ha bandito un concorso per 3 borse di studio per laureati in discipline letterarie e umanistiche nelle università piemontesi per tesi di laurea conseguite negli anni dal 2008 al 2012, riguardanti il Piemonte nella letteratura italiana, letteratura in lingua piemontese nelle lingue minoritarie, cultura popolare e teatro. Regolamento e domanda sono scaricabili sul sito del Consiglio regionale alla voce bandi. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.